Bella a tutti ragazzi, lo Xuderone anche oggi qua con voi con il nuovo video di Clash Royale. Oggi voglio farvi vedere un deck da zero skill. Che cosa vuol dire? Vuol dire che è un deck che potete utilizzare anche se non siete proprio fortissimi su Clash Royale. Dà molto fastidio perché, come vedete, utilizza due strutture che sponano altre truppe, in questo caso parliamo della fornace per gli spiriti del fuoco e la capanna goblin per i goblin lancieri, il tutto condito con due truppe che danno fastidio da lontano, l'arciere pirotecnico e la macchina volante, l'attacco principale con i barbari scelti, ma abbiamo anche un'alternativa che è la combo ariete da battaglia, dobatrice di arieti e barile barbarico. È molto curioso da vedere, io non ho la capanna goblin maxata, quindi la vedremo anche al livello 11 come si comporta. Partenza per lui subito con un barile goblin. Noi possiamo tranquillamente partire con una combo che in questo caso potrebbe essere comoda, esatto, quella del, oh mio dio, macchina volante, fornace e barile barbarico. Qui, come vedete, la macchina volante danneggia parecchio. La fornace può tranquillamente generare il suo spirito del fuoco, che è devastante, ragazzi. Distrugge, nonostante abbia subito gli attacchi da parte degli arcieri. Barbari scelti. Arciere più tecnico dietro. Tanto ci interessa che tolgano il gigante royale, che infatti non può fare troppi danni. Bellissimo intanto l'attacco dell'arciere pirotecnico, che come vedete va a togliere la sua orda di sgherri. Vediamo la ripartenza e direi di sostenerlo con una domatrice di arieti. La fireball, vorrei togliere intanto i due arcieri dietro. Avrei dovuto in realtà colpire la fornace, non pensavo che l'attacco dell'arciere pirotecnico facesse così male. Macchina volante di nuovo da dietro. Ci facciamo aiutare insieme alla torre per subire meno danni possibile, soprattutto per cercare di non subire danni con i suoi spiriti del fuoco. Adesso direi di rispondere anche noi con una fornace in modo da azzerare il problema. Attenzione! Barile barbarico in questo caso giocato molto corto. Mi serve che il barbaro esca subito davanti al gigante royale, che insieme alla macchina volante e alla torre possano togliere più attacchi possibili. Il gigante royale che tira un attacco. Attacco tirato anche però dalla mia macchina volante, quindi molto molto bene. Attenzione! 1124 la mia torre in basso a sinistra. Mi aspettavo proprio che giocasse il miner lì. Infatti riusciamo ad anticipare l'uscita del miner. Non posso aiutare questi barbari purtroppo. Eh sì. Arciere pirotecnico. Macchina volante molto larga. Era solo per spostare i suoi sgherri. Fornace anche per me, per proteggere la mia torre dai suoi sgherri. Non possiamo fare ancora nulla purtroppo. Serve solo che... c'era il barbatrucco. Arciere che non riesce purtroppo a tirare. E qua, barile barbarico, direi giocato perfetto, che neutralizza il suo barile goblin. C'è di nuovo una partenza intanto della domatrice di arieti, che impatta pesantemente sulla torre. Non condivido la scelta di questo giocatore di non utilizzare una fireball. Sarebbe potuto passare in vantaggio il più delle volte. Dobbiamo neutralizzare il suo barile nuovamente e con i lancieri e un po' di altre truppe insieme alla torre cerchiamo di andare a terminare l'attacco e portarci a casa il primo game. Come vedete, non tanto sforzo per vincere. Vi ricordo, la mia capanna goblin è all'11, quindi immagino che maxata, sponando goblin lancieri maxati, la differenza si senta ancora di più. Siamo contro Zweitracht degli Art of War, che apre subito con un goblin cerbottaniere. Abbastanza scomoda questa sua apertura. Vediamo se me la va a pallafuocare. Attenzione, perché il lanciere comunque tira ugualmente una hit. Ma questa è una bella cosa che non sapevo, sinceramente. Oh! Arciere pirotecnico dall'altra parte. Fornace dietro. Dobbiamo aspettare che termini la poison. Esatto, per giocare centrali i barbari scelti. Abbiamo comunque una fornace che ci dà un supporto interessante. Macchina volante di nuovo per cercare di costruire un attacco un po' campato per aria. Barbari scelti, macchina volante. Sai che me lo sospettavo che arrivasse il gran cavaliere? Però la macchina volante aveva già bloccato la torre.
Dunque. Questo è un attacco molto pesante da affrontare. Farà molto male. Farà molto male. Io vorrei che tornasse indietro il mio arciere pirotecnico. Fa molto male. Anche il boia si fa sentire là dietro. Però riusciamo comunque a difenderci. Lui ha sicuramente l'elisir per eventualmente tirare giù un altro peccone. Potrebbe essere un problema. Viene spinto. Invece, ma che deck usa questo? Peccone, pecchino, gran cavaliere. Deck molto particolare. Non mi è capitato spesso di vedere una cosa del genere. Ok. Lui usa una poison. Sa che ha comunque a portata di poison. Voglio fare io un attacco. Non voglio fargli usare la poison adesso. Vediamo se non locca. E infatti non locca nuovamente, lo gioca male. Potrebbe andare giù la sua torre. Obbligato ad utilizzare un retarget. Interessantissima questa cosa. Sempre alti, sempre alti, sempre alti. La poison la deve proprio giocare in extremis alla fine per darmi poi la possibilità di riaprire eventualmente sull'altro lato. Giocato male, ma volevo essere fast. Voglio continuare a obbligarlo a non giocare la poison. Non dovrebbe avere strutture lui. Urco Giuda. Questa fa male, eh? Qua non la gioca per forza perché sa di avere comunque la torre praticamente a portata. Fireball. Bravo. Deck molto, molto strano. Ripartiamo, 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 ripartiamo. Non dovrebbe riuscire a giocare il peccone. Comunque dovremmo riuscire a fermarlo. Almeno per un attacco. Mamma mia. Beh, andremo di Fireball ovviamente. Non abbiamo molte altre alternative. 20 secondi ancora per prendere i nostri, le nostre misure. Questa era per fermare il suo attacco. Ma la vedo veramente grigia adesso, signori. Un deck troppo, troppo strano. Ok, ho tentato un retarget infatti sul peccone. Vediamo se ha senso. Non credo di riuscire a difendere più di così. Non credo, non credo, non credo. No, non c'è nulla da fare. Che truppe pesanti che aveva contro questo deck. Ci sta. Non si vince sempre su Clash Royale, altrimenti avremmo tutti 8500 trofei. Andiamo ancora a vederlo. Qua non c'entrava nulla, ragazzi. La capanna Goblin all'11 era semplicemente un deck molto pesante. Riproviamo. Oddio. Oddio. Serve di nuovo la macchina volante dietro e il pirotecnico che mi dà una mano insieme alla macchina volante. No, non ci credo che è stato tolto di mezzo il mio arciere pirotecnico. Com'è possibile? Macchina volante che locca purtroppo sul mascalzone. Ma che sfortuna. Attenzione. Tentiamo una difesa. Via il mascalzone dietro, via quello davanti. Ma avrà un cavaliere anche lui? Oh mio Dio, le reclute royale. Ma... come le reclute royale? Ok. Reclute royale che sono una truppa scomodissima. Allora, una delle top difese ovviamente di Clash. Mi serve il pirotecnico che faccia la magia. Non fa la magia, non fa la magia. Sì che la fa la magia. Dai pirotecnico, fai sta magia. Mamma mia, sti maialini quanto fanno male, ragazzi. Top carta anche i maialini royale. Domatrice davanti. Ripartiamo. Una balla fireball eventualmente per provare a togliere la gang. Niente da fare. Qui sarà il barile a farci capire se potremmo salvare la torre oppure no. Sì. No. Sì, per un pelo. Con un investimento di 2 abbiamo difeso ancora un attimo la torre. Non ha degli spell a parte la zap, mi sembra. Vabbè, qua giriamo il suo ariete da battaglia. Porca miseria, che deck anche questo bello ambiguo. Il problema è che lui ha sempre le reclute royale, quindi fare un attacco veloce sul ponte non avrebbe senso adesso. Dobbiamo giocare con la vai, 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 devi volare. Devi volare, devi... ci sta. Dai, 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 serve un supporto, serve un supporto. Se l'arciere pirotecnico... Oh mio Dio, cosa sta succedendo? Vai, vai, vai. Ok, ha impattato, God.
Non credo che riusciamo a vincere. Non deve assolutamente loccare la torre. Non può assolutamente loccare la torre. Ripartiamo. Fireball! Oh mio Dio! Oh my God! E tutto questo per il barile barbarico di prima, che ci ha permesso di tenere la torre a 30 di vita. Oh mio Dio, che game, ragazzi. Questo game vale un like. Io lo dico, se siete arrivati fino qui a guardare il video, un pollicione in su. Li vale tutti. Cose che non si vedono spesso accadono in questi game. Andiamo avanti. Fastidiosissimo. Qua lui ha speso tantissimo per la difesa. Voglio comunque counterare il suo arciere. No, interessante. Ok, è stato fatto il counter, ragazzi, perché il... Ok, aspetta un momento. Non ho tempo un attimo di parlare, adesso voglio capire come gestirmela. Spostiamo la Valchiria sulla fornace. Terremoto per lui, che non dovrebbe essere esatto un problema. Di nuovo davanti la domatrice di Arieti. Ma... Oddio! La torre inferno giocata così? Mi ha un attimo sconvolto questa giocata, ok. Cerchiamo di ripartire adesso con calma con la capanna per Goblin. Andiamo. Tanto i Goblin fanno comunque male, di nuovo. Barile barbarico su arciere pirotecnico. Esatto, vorrei almeno salvare un paio di Goblin. Perché lui comunque mi sta facendo dei bei chip damage. Non sono nulla, qua basta un attacco fatto bene e vinciamo il game. Però, sai. Intanto dividiamo sempre le truppe, in modo che se lui vuole tirare uno spell o qualsiasi cosa, deve scegliere su quale truppa. Mai mettere le truppe vicine, eh. Questa è buttata via in realtà, la sua torre inferno. È buttata via, ci dà la possibilità di entrare, non è più Elisir lui. Boom, dentro così, ve l'ho detto ragazzi, un attacco fatto bene ci bastava. Vai. Ottimo, si riparte con la fornace. Io comincerei a spammare un attimino le truppette, ma non voglio rischiarmela. Capanna Goblin, giocata leggermente in ritardo. Perfetto, arciere pirotecnico, stiamo caricando l'attacco adesso. Stiamo seriamente caricando l'attacco. Qua lui deve stare un attimo attento a quello che vuole fare. Fermiamolo Grider. Cominciamo di nuovo con la fornace. Lui avrà il terremoto, che però non può in realtà utilizzare. Macchina volante che continua a loccare la torre, perché la Valchiria è andata su i Barbarozzi. Let's go! Era ovvio che cercasse di toglierla, quindi noi prepariamo un'altra struttura da dietro. Non è una bella giocata questa, ma era solo obbligata per togliere qualsiasi problema. E poi, con i luridi cavernicoli, andiamo a chiudere, ragazzi! Let's go! Insomma, questo deck secondo me è molto molto fastidioso per chi se lo trova contro. Io spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su, un bel commento, io li leggo e metto i cuoricini. Noi ci vediamo al prossimo video di Clash Royale. Ciao!